Questo video è stato sponsorizzato da NordVPN, il VPN più bellissimo del mondo perché supporta la scienza brutta. Basta! Eh? Perché devi essere sempre tu la star dello sponsor, eh? Perché io c'ho ancora due neuroni sani a differenza tua. Questo è un oltraggio, io merito di essere la star molto più di te. Con quella faccia, ma mi faccia il piacere, mi faccia. Brutta merda! Chiamate i pompieri! Chiamate i pompieri! Tra i due litiganti la terza gode. Ti ricordi i bei vecchi tempi in cui si usciva ancora e si poteva vivere? Gran bei tempi quelli! Magari ti facevi una passeggiata e finivi per connetterti a una rete wifi pubblica perché eri uno spilorcio schifoso e non potevi permetterti un abbonamento a internet. Ecco, quelle reti sono pericolose! Qualcuno avrebbe potuto spiarti o metterti su un virus! Intendo un virus digitale, no? Smettila di entrare nel mio show! Ehi! Di chi è questa mano? Di chi è questa mano? Proprio per proteggerti da simili rischi che hai bisogno di un VPN. NordVPN promette connessione sicura e dati criptati, senza contare che puoi bypassare i blocchi regionali di alcuni siti. Che so, hai visto tutti gli episodi di Scienza Brutta e cerchi altro? Beh, su Netflix Francia hanno la Science Moche. Bonjour, je suis Bac Noir. Aujourd'hui on va parler du Dindon du Dalfa. Ullala. Oppure in Spagna hanno la Malazienza. Los pandas de van morir. Ehi! Con NordVPN potete guardare tutte cose proprio da tutti i paesi senza alcun filtro. Ci si può connettere fino a 6 dispositivi simultaneamente ed avere browser a velocità aumentata. Usando il link in descrizione puoi avere fino a 2 anni di abbonamento scontati del 68%. E se dopo 30 giorni non sei soddisfatto del servizio, ti rimborsano pure. E che vuoi di più? Una fetta di culo. Viva NordVPN! Ma soprattutto, viva me! La star di questo sponsor. Camminerò sui vostri cadaveri se provate a portarmelo via, avete capito? Avete capito? Finisce sulla vostra tavola, ma non sapete nulla di lui. Vi chiedete come lo cuciniamo oggi? Ce l'avranno al mercato? Sarà fresco? Ma mai nessuno che chiede a lui: come stai, salmone? Non c'è male. Bello lui, beh. Ehi là, ciurma, bentornati a Scienza Brutta. Il format ti fa scoprire cose che non volevi assolutamente scoprire e con cui poi dovrai imparare a convivere, rinunciando per sempre alla tua innocenza. Perché in fondo il mondo è bello perché ha variato. Io come sempre sono il dottor Barbascura, ex capitano e banditore di questo freak show, e oggi vedremo come la nostra vita, che pensavamo essere una merda, beh, in realtà forse non... No, cioè, comunque è una merda, però non così tanto se paragonata a quella di un salmone. Cioè, la vita del salmone... Quella è proprio una merda. Voi non avete idea di cosa subisca un salmone nella sua vita. Voi non avete idea del livello del trauma. Se la vita è un brodino, lui è una forchetta. Se poi parliamo della sua vita sessuale, lasciamo stare proprio. Fa più schifo della tua. Oggi vi accompagnerò alla scoperta del mio mondo. Ciao amici e amiche. Come potete vedere sono un salmone. Sono palesemente un salmone, dai, eh? C'ho pure la pinna. Si vede la pinna? Vabbè, sei un po' afflosciata, però ci sta. Se quello è un salmone, io sono una caraffa! Ehi! Usa un po' di fantasia! Stronzo! Non è colpa mia, io l'ho cercato un costume da salmone, ma non lo vendono. L'alternativa era comprare sta roba qua. Guardate che ci ho pensato sul serio, eh. Poi mi sono ricordato che siamo ancora nel 2020 e ho deciso di non accanirmi ulteriormente su di voi. Non c'è di che. Ad ogni modo sono un salmone! Vedete? E il primo che dice il contrario lo strangolo. Con queste pinne. Tra l'altro si fa presto a dire salmone. Ci sono molte specie diverse, una più brutta dell'altra, che nonostante questo fanno molta attenzione alla moda, perché lo stile è tutto. Eppure guardateli con quel loro sguardo disagiato. Guardateli negli occhi. Cosa avranno visto sti qua? Cosa? Cosa? Or dunque, siete pronti ad imbarcarvi con me in questa nuova avventura, bambini? No! Perfetto! Andiamo a scoprire insieme quanto fa schifo anche questo animale. Ovviamente come solo noi potremmo fare. Male! Eccoli, i salmoni. Pesci stupidi come una molletta ed amabili come una bambola di peli. Con un'avversione totale verso la vita. Nascono in acqua dolce, ci restano per qualche anno e poi cambiano idea e se ne vanno in acqua salata. Lì ci restano per qualche anno e poi cambiano di nuovo idea e tornano in acqua dolce per accoppiarsi. Che cazzo, decidetevi! Sta storia che devono tornare nelle acque dolci è assurda. Loro le uova le depongono solo ed esclusivamente là. Ma non in una zona qualsiasi, eh. Nella maggior parte dei casi proprio nello stesso luogo in cui erano nati. Oh, che tenerezza. Tornano a casa per amarsi. Se ci pensate, per loro è un po' come per un fuorisede il ritornare a casa per le vacanze, no? Per poi lasciarsi andare ad orgie sfrenate con l'obiettivo di riprodursi.
Esattamente come succede a Natale. Questo significa che quando arriva il tempo dell'amore, gli tocca risalire fiumi e torrenti controcorrente, rischiando di morire di stenti, di fatica, di beccarsi una malattia, di essere pescati o finire mangiati male in questo viaggio che può durare svariati mesi. Mesi di sfide e odissea che manco Rambo, un salmo Rambo, insomma. Tu pensa a cosa non si fa per una scopata. Però, perlomeno, a differenza nostra di quando decidiamo di tornare a casa, loro non hanno a che fare con Trenitalia. Non sanno che esperienza mistica stanno perdendo. L'invidio. Nel corso della nostra vita, noi salmoni andiamo incontro a diverse metamorfosi. Cambiamo tantissimo il nostro aspetto, tanto che sembriamo diventare pesci quasi completamente diversi. Ma fate la metamorfosi? Tipo gli insetti? Beh, no, non proprio, cioè. Siete come dei bruchi? No, non mi sembra comunque una cosa carina da dire. Siete come delle blatte? Ehi, come ti permetti? E poi le blatte? Le blatte non fanno... Lo sapevo! Siete delle blatte! Ehi, testa di micchia! Vedi che ti vengo a prendere la mazzata sui denti con Kafka, capito? Prendiamo ad esempio il salmone atlantico, che passa la sua giovane età su queste coste. Quando le uova si schiudono, escono... ste cose. Sta roba. La vedete quella cosa viscidella arancione attaccata alla pappagorgia? Ecco, quella roba è il sacco vitellino. O se preferite, il tuorlo dell'uovo. Esatto. Questi salmoncini, che in questo stadio si chiamano avannotti, appena usciti dall'uovo, si portano dietro il tuorlo, con cui continueranno a nutrirsi. Iniziamo alla grande. Compa, non vorrei dire, ma sei nato praticamente pronto per essere impanato. E questa la dice lunga. Ma non è finita qui, i giovani salmoncini sono lucifughi. Non gli piace la luce del sole, ci hanno paura della luce del sole. E quindi i loro primi giorni di vita li passeranno nascosti nella ghiaia, nel sedimento, lontani dalla luce del sole, come dei cacchio di troll delle caverne. E chi non lo fa rischia di essere mangiato. Di bene in meglio. E comunque, se appena nato ti spaventa la luce del sole e il tuo primo istinto è quello di andarti a nascondere sottoterra, Cristo sa... cioè, dovresti capire che se questo è l'inizio, figurati dopo. E tenete presente che solo un numero compreso tra lo 0,3 e il 2% di sti cosi riuscirà a diventare adulto a tutti gli effetti. Tutti gli altri finiranno morti male. Alla grande. Scusa Barbascù, ma la mamma dov'è? Non c'è. E dov'è? Te lo spiego dopo. C'è puzza di trauma. Dopo aver finito di ciucciare il tuorlo del loro stesso uovo, finalmente sti cazzilli escono dal sedimento, affamati come vampiri, ed iniziano a nutrirsi di microorganismi che trovano in giro. Ad ogni modo, un po' alla volta, continuano a crescere, a cambiare forma, e man mano riescono a mangiare prede via via sempre più grandi. I'm going through changes. Da vannotti diventeranno par, da par smolt. Ma chi gli ha dato sti nomi, Luca Giurato? Per capirci, su 2000-2500 uova deposte, mediamente solo 30 di queste riusciranno ad arrivare allo stadio di smolt. E di questi, poi solo 4 diventeranno adulti. Vai salmone, vai! Più schifo di così non puoi fare. Gli smolt sono una sorta di passaggio intermedio, in cui il salmone subisce dei cambiamenti tali da prepararlo al passaggio dall'acqua dolce a quella salata del mare. Una cosa è certa, a un certo punto gli smolt sentiranno di essere pronti per migrare. Proprio lo sento, lo percepisco. Un po' come io percepisco l'odore di pizza calda a chilometri di distanza. E quindi, a circa 4 anni di vita, mandano tutti a fanculo e se ne vanno verso il mare. Precoci loro. Ma non hanno abbastanza esperienza per andarsene direttamente in mare aperto. Quindi devono prima fermarsi a farmare, mangiando in abbondanza crostacei presso gli estuari, per un periodo compreso tra i 5 e i 18 mesi. Ed è proprio qui, a questo punto, che la nostra carne diventa rosa. Grazie ai carotenoidi contenuti nei crostacei e nelle alghe di cui ci cipiamo. Fai schifo! Torna a casa! Devi finire, capito? Scombro! Sono un salmone! Sono un salmone! Non vedi che sono un salmone? Piccola parentesi. La maggior parte del salmone che finisce sulla nostra tavola però arriva da allevamenti. Ma ovviamente quei salmoni non avrebbero modo di procacciarsi crostacei o altre fonti di carotenoidi, come invece fanno quelli che crescono in libertà. E quindi la loro carne non si tingerebbe di rosa, ma resterebbe bianca, smortina, pallidina. Ma tu lo mangeresti un salmone incolore? No, pochissimi lo farebbero. Non sembrerebbe naturale. Anche perché si è notato che le vendite sono tanto più alte, tanto più il salmone è scuro. Alla fine, il consumatore ha sempre ragione, no? E quindi, per rimediare a questo inconveniente, si addizionano carotenoidi al mangime, usando pasture di crostacei e alghe, oppure aggiungendo al cibo carotenoidi sintetici. E alla fine esce bello rosa, proprio come piace ai nostri occhi. E sono tutti felici, più o meno. Non credo che lui sia particolarmente felice. Oddio, non credo che li cambi tanto, ma... Ma torniamo ai salmoni selvaggi, quelli naturali. Eravamo arrivati che si erano fermati agli estuari a mangiare, a diventare rosa. A un certo punto sentiranno di essere pronti per questa grande avventura verso il mare aperto. E quindi si lanceranno verso l'ignoto con tutti i loro fratelli e sorelle. O meglio,
coi pochi che sono sopravvissuti. Verso magiche avventure e soprattutto squali, orche, foche, ma pure calamari, diavoli rossi e tante altre cose belle che non vedono l'ora di prenderti a mozzichi. Che vita di me. Ah, e ovviamente ad apparecchiare ci stanno anche i delfini, coi maledetti erotomani perversi, che a volte, prima di mangiarseli, ci giocano. Se li lancio, guarda. Che bello. Ora hai capito perché c'ha sta faccia sto qua. Alla fine delle migliaia di smolte che giungono in mare, il 96% muore male. Che fa quasi rima, quindi è perfetto. Barbascura, ma ci avevi promesso un po' di trauma. Per ora hai parlato solo di pesci che muoiono male. Fa più schifo mia nonna che succhia le teste di orata a tavola. Perché devi avere pazienza, maledetto bimbo idiota dispensatore di adrenocromo. Una volta giunto in mare aperto, il salmone vivrà quella che è la sua nuova vita. Senza confini, con il vento tra le scaglie. E quel mare, libero e pieno di creature che desiderano ammazzarlo male. Che vuoi di più? E così vivranno per qualche anno, fin quando... Fin quando? Fin quando? Fin quando? Fin quando? Fin quando? Fin quando? Fammi parlare, un secco! Dipende dagli individui, però a un certo punto a sti salmoni viene tutto, capito, uno scombussolamento ormonale. Gli arriva un fremito, un arrapamento, un ingrifamento. Insomma... gli viene il chiodo fisso, il pallino, bro. Entrano in piena maturità sessuale, riescono i brufoli sulla faccia, i peli sotto l'ascella e c'hanno solo una cosa che gli passa per il cervello: scopare. Insomma, vogliono fare all'amore. E dopo anni, lontano dal nido di nascita, centinaia di chilometri percorsi, sanno che è giunto il momento di tornare a casa e darci dentro come conigli. Si scopa! Sì, però... però che? Cioè, sono arrivato in mare, è stata una fatica assurda, 300.000 metamorfosi, 400 trilioni di predatori, sono un superstite in pratica, e mo me ne devo tornare indietro. Tra l'altro, che ne so io dov'è che sta casa mia, da dove sono venuto, non so manco dove mi trovo adesso, Google Maps in acqua pigliano... Tranquillo, coso, tu che ti spacci per salmone. Ehi, certo che sono un salmone, che non ci vedi, guarda, c'ho la pinna! Sa. Ogni salmone ha dei veri e propri superpoteri, ha un olfatto straordinariamente sviluppato che permette loro di ritrovare la strada verso casa e inoltre ha una vera e propria memoria di migrazione. Per di più, alcuni studi suggeriscono che siano in grado anche di percepire il campo magnetico della Terra. Insomma, Google Maps a te piglia benissimo, c'è nel cervello Google Maps! Fai quel che devi fare e non rompere le palle! È una cosa che fanno anche altri animali, che credi? Le anguille, per dire, sono nella tua stessa identica situazione. E loro non si perdono mica. Sì, però... però che? Perché cincischi tanto? Insomma, dovrei risalire corsi d'acqua, controcorrente. È una fatica assurda. Un sacco di noi muoiono anche soltanto per lo sforzo. E allora? Cioè, ci vorranno mesi per tornare nelle acque da cui sono arrivato, in cui sono nato. E poi, sono tutti predatori. Ci stanno gli orsi. Ehi, li hai visti gli orsi? Io non voglio finire mangiato da un orso. Ah beh, ma avrà anche diritto l'orso di vivere, no? Ho capito, ma perché deve vivere proprio con me? Perché devo morire io? Guardalo come si comporta, cioè... e ora ci sta pisciando addosso. Cioè, mo ci sta pisciando addosso. Tutti quelli che partono per Stodissea crepano male. Scusa, chi me la fa fare a me? In realtà ti aspettano anche pescatori, bracconieri... ci sta pure l'inquinamento delle acque dolci. Anche quello vi ammazza male. Cioè, ma scusa! Vabbè, è così che funziona. Che vuoi fare se no? Che proponi? Non vuoi scopare? Non vuoi provare il piacere dei piaceri amorosi? Non vuoi provare la sdrubale lombale? No, cioè, io voglio provare la sdrubale lombale. Insomma, però ne deve valere la pena. Vabbè, ma che significa? Ne vale la pena. Cioè, se tu mi dici che ne vale la pena... Per un salmone l'amore si fa per fecondazione esterna. Fecondazione esterna? Ma tu sei scemo, sei scemo. Solita storia, le femmine depongono le uova e il maschio, o i maschi per essere precisi, ci vengono sopra. Ma come maschi? Cioè, non posso manco innamorarmi e appartarmi per i fatti miei? Direi proprio di no, mio inquietante surrogato in costume cinese da pesce che non è un salmone manco per il cazzo. Ehi! Le femmine, dipende dal peso, ma possono arrivare a deporre anche oltre 5.000 uova ciascuna. E tu vorresti fecondare tutte quelle uova? Da solo? Tu, con quella faccia là? E chi ti credi di essere? Califano. Certo che voglio. E se devo mettere a rischio la mia vita per farmi una scopata, almeno voglio che sia tutta mia. Ma pensa almeno al romanticismo della cosa. Romanticismo? E per te questo è romanticismo? Ma certo, la salmoncina, per il fatale atto, si mette tutta comoda e sexy. La vedi? Che sta rilasciando i feromoni per attrarre i maschi e dire sì,
sono pronta. Come scava quelle belle buchette d'amor, dove ammiccando deporrà le uova e ti dirà: vieni bel salmone, fecondale tutte, e tu non dovrai far altro che affiancarti a lei e lasciare andare il tuo piacere in acqua. A me non sembra molto romantico, anzi, a dirla tutta, per me questo non è nemmeno fare all'amore, onestamente. Certo, dovrei picchiare altri maschi che ci proveranno con lei, sperando che non siano più grossi di te. E non tanto perché ti picchierebbero, perché sì, ti picchiano, ma più che altro perché se lei vede un maschione più grosso di te, va con lui e ti smolla là come uno stronzo. E vabbè, che vuoi che sia. Ma se avrà scelto te e tu avrai fatto il tuo dovere, poi lei coprirà le uova con della terra e ghiaia dal fondale per proteggerle. E per questo quando sono uscito dall'uovo ero sotto la ghiaia. Eh certo, ovvio. Ma mi sono tutto scorticato la faccia per uscire. Ma avanti, fallo per l'amore. Afferra questo piacere. Cioè, secondo te io dovrei farmi mesi di viaggio, rischiare la morte che praticamente mi attende in ogni angolo, e tutto ciò per una pugnetta? Ma no, non dire così. No, no, lo dico. Questa è una pugnetta. Ma scusa, a sto punto vengo là. Ci sta un sasso, vengo là, è uguale, è lo stesso. Per me il piacere sta proprio lo stesso, non cambia niente. Scusa, almeno non rischio la vita. Che succede qua? God! Ma quella è l'evoluzione! Sono proprio io, in carne sadismo. Allora, come andiamo, saglione? Si dice salmone. Se tu sei un salmone, io sono Magalli. Vabbè. Allora, siamo pronti per il nostro viaggio verso la morte certa in cambio del sacro frutto dell'amore chiamato eiaculation? In realtà stavo proprio finendo di dire che non credo proprio di fare quel viaggio. Cosa? E come intendi espletare le tue funzioni biologiche? Le... Cosa? Ma sei impazzito forse? Ma scusa, devo rischiare la vita per una pugnetta. Per una pugnetta? È inutile che ridi. E anche se fosse, come intenderesti vivere dopo? Boh, magari... pensavo di nuotare. Fare il salmone, sai, no? Mangiare qua e là, no? Magari mi apro un bar. C'è la crisi. Lo so, ma faccio da sport. Io non credo proprio. In che senso? Sappi che è proprio per evitare simili spiacevoli eventi che vi ho fatto evolvere in una specifica direzione. Cosa mi hai fatto, mostro? Cosa? Niente, figliuolo. Niente. Ma ovviamente non si trattava di niente. L'evoluzione celava un terribile segreto. Uno scherzetto arrecato a questo povero imbecille in costume che si spaccia per salmone. Ehi! E a tutti i suoi simili. Alla fine, l'evoluzione resta sempre la solita vecchia grandissima stronza di sempre. Parola di Merluzzo. Quando i salmoni entrano in maturità sessuale, subiscono ulteriori cambiamenti e nella maggior parte delle specie smettono completamente di mangiare. Cosa? I salmoni smettono completamente di nutrirsi, il loro sistema digestivo si atrofizza, si rattrappisce, diventa totalmente inutile, al punto che se provassimo a forzare il cibo nella gola di un salmone, questo comunque non potrebbe mangiare, capito? Niente, non c'è niente da fare. Cosa? Loro non potrebbero comunque mangiare! Sì, ho sentito, era un cosa, tipo dire, sottolineare il mio sconvolgimento, no cosa, vabbè vai avanti. Loro hanno una missione, e questa missione si chiama la crociata per la bambata. Non possono portarsi dietro roba che occupi spazio extra, andiamo. Anche perché hanno bisogno di tutto lo spazio possibile per le uova e per lo sperma. In effetti, il salmone arrapato è composto dal 98% di sperma e dal restante 2% di rassegnazione. Quindi, via il sistema digestivo. Toh, molto meglio. A questo punto i salmoni non potrebbero mangiare nemmeno se volessero, e durante i lunghi mesi di traversata, che a volte giungono anche all'anno, le loro uniche fonti energetiche sono le riserve di grasso che hanno accumulato prima della traversata. Ma io vi denuncio! E per questo che quando lo metti sulla piastra questo qua praticamente frigge nel suo stesso grasso, cola proprio il grasso. Riesci a immaginare cosa significhi resistere anche un anno intero senza mangiare niente? Niente di niente, manco un pezzettino di pizza, manco la briciola di tarallo. Ma non solo, anche le loro bocche si modificano, in particolare quella di maschi, sviluppando quello che viene definito kype, una specie di becco ad uncino, ideale per lottare contro gli altri maschi durante il periodo dell'accoppiamento e per stabilire la scala gerarchica. Ma sai a cosa non serve proprio il kype? A mangiare. Il cibo con quell'affare non c'è. Cosa? Le mie bellissime labbra trasformate in quella mostruosità? E non posso manco mangiare, e dovrei combattere, e tutto per farmi una sega? Ma no, ma tu sei scemo, ma non esiste proprio.
No, 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 tu non puoi farlo. In effetti l'ho già fatto. E come se l'ho fatto. Bene, bene. E ora cosa farai, caro il mio sallone? Si dice salmone. Vabbè, lo stesso. Or dunque, ora che sai cosa ti aspetta, cosa intendi fare, eh? Tic toc. Scegli pure. Preferisci restare qui e venire su quel sasso, come suggerivi? E poi morire comunque di stenti perché tanto lo puoi mangiare? Oppure intraprendere la missione più epica della tua vita? Cercare di giungere vivo nel nido sacro dove si consumerà l'atto finale dell'amore salmone, il seghino. Ed infine, morire comunque di stenti da lì a poco, a te la scelta. Una sega egoista o una sega per salvare la tua specie? Ah? Non c'è di che. E infatti questo è lo sguardo di un salmone quando viene catturato da un orso. Non è uno sguardo spaventato, preoccupato, triste. No. È più uno sguardo del tipo... Che dobbiamo fare? Ma la vera domanda a questo punto è... Perché questi salmoni che non possono più nutrirsi si lanciano comunque sulla mosca e si fanno pescare? Perché? Secondo gli scienziati questo è un gesto istintivo, quindi non riescono a trattenersi. Secondo me, invece, hanno capito di fare schifo come la merda e vogliono farla finita. O semplicemente, sono stupidi come la merda, scegliete voi, uguale. La maggior parte dei maschi, quindi, muore dopo averci dato, con un sorriso sadico sulla faccia di chi è giunto al traguardo, ma in fondo sa che la vita è una merda. Di femmine ne sopravvivono un po' di più, ma di queste comunque meno del 6% si rimetterà in viaggio per rifare tutto il ciclo. E ci credo. Sai che stress. Ah, e ho messo un piccolissimo particolare, un piccolo dettaglio. Ovviamente gli adulti muoiono dopo averci dato, ma poi spessissimo vengono mangiati dai loro stessi figli quando escono dalle uova. Beh, ovvio. E che vuoi che mancasse un po' di sano cannibalismo intrafamiliare? È pur sempre scienza brutta, dai. E insomma, le carcasse stanno là. I figli sono appena usciti, hanno fame. E che vuoi, non glielo dai un mozzichetto al cadavere di tuo padre, scusa. Sfigati pure nella morte, oh. Nei casi in cui questa cosa non accade, cambia poco. Perché tanto la carcassa sta là, si decompone, genera materia di decomposizione che sta là, galleggia nell'acqua, e quando i figli nascono, se la mangiano. Si mangiano comunque i genitori, voglio dire. Un trauma dentro un altro trauma. Ecco, ci risiamo. È una matriosca di Satana. Di nuovo. Ci sono però delle eccezioni a questa tragedia. Alle volte i maschi raggiungono la maturità sessuale molto presto, quando sono ancora par. E sono ancora nel letto d'acqua dolce di partenza, prima di allontanarsi per il mare, per intenderci. Questi sono i più ganzi di tutti, perché si accoppiano direttamente con un femminone della loro specie in ritorno dal mare. Loro sono dei cazzelli così, quella è enorme. Quindi praticamente questi qua bypassano tutto il disagio imposto dalla loro specie di merda. Immaginate la scena. Da una parte ci sono sti maschioni veterani, stremati di ritorno da un'odissea, che si stanno pure menando per cercare di accoppiarsi con la femmina. Dall'altra ci sta la femmina, pure lei stremata, veterana di ritorno da un'odissea, non ce la fa più, là, E poi ci sono sti qua, i giovani par, sti cazzilli che non si sono mai allontanati. E a cazzo di cane proprio, in modalità stealth, si avvicinano le femmine e vengono sti qua, vengono, fregano tutti. In barba ai maschi energumeni, superstiti che stanno là a fianco a menarsi, e sti qua, beh, così. Fottono il sistema. Sti qua sono l'orgoglio dei pigri di tutto il mondo, par ha rapato uno di noi. Che storia! Ma io non le sapevo tutte queste cose sul sushi. Certo che non le sapevi, perché non hai un cuore. C'è da dire però che, come ho già detto, la maggior parte del salmone che si usa in cucina arriva da allevamenti intensivi. Anche perché non ci sono abbastanza salmoni nel mare per saziare la nostra richiesta crescente. Beh, ma almeno lì negli allevamenti possono fare all'amore come ricci. Insomma, sono tanti tutti ammucchiati lì insieme. Ci esce un'orgiazza. Magari, mio piccolo candidato premio Nobel. Però in pratica, come ti ho già detto, la vita fa schifo. Per la riproduzione degli allevamenti, le uova vengono gentilmente raccolte dalle femmine. Poi vengono presi i maschi e vengono. Ebbene sì, esiste qualcuno di professione che fa le pippe ai salmoni. Stacce. Poi basta mescolare ed il lavoro è fatto. E male che vada, le uova le pigli e ce le piazzi direttamente sugli kuramaki. Perché è buono. Quindi, amici e amiche, la prossima volta che penserete a quanto possa far schifo la vostra vita sentimentale, pensate a lui. Un povero Cristo che morirà quasi sicuramente nel tentativo di farsi un seghino. E se dovesse riuscirci,
muore comunque. E se non se lo fa lui, glielo fanno. Insomma, bello. Non che alle femmine vada meglio, eh. Ovviamente però gli allevamenti intensivi si accompagnano a una serie di problemi di sostenibilità che arrivano col pacchetto, sono in dotazione, e che alle volte possono causare dei piccoli incidentucci ecologici del tutto inaspettati. È capitato infatti che molti di questi allevamenti fossero piazzati lungo le normali vie migratorie dei salmoni. Ognuno di questi allevamenti può contenere dai 600.000 fino a 1 milione di esemplari, tutti ammucchiati e limitati in una regione stazionaria. E cosa succede quando hai troppi animali vicini vicini? Beh, la storia contemporanea dovrebbe avervelo insegnato. Virus, batteri e altri patogeni possono rimbalzare da un esemplare all'altro, subendo continue mutazioni, selezionandosi, incattivendosi, incazzandosi. Tranquilli, non è un problema per noi direttamente, in questo caso, ma è un problema per gli altri salmoni e gli altri pesci che passano vicino a questi allevamenti e si beccano la malattia. Sono state documentate storie simili legate al virus della leucemia dei salmoni, per dire. In Canada, tra il 1992 e il 2009, la quantità di pesci in generale è andata via via diminuendo. Milioni di pesci spariti, di cui oltre 10.000 salmoni. Spariti nel nulla, da quelle che erano le loro normali rotte di migrazione, causando un danno incredibile all'ecosistema. E insomma, chi è che si è fottuto tutti i salmoni, ah? Chi è che se li è presi? Chi è, chi non è? Alla fine si scoprì che la causa era proprio una malattia diffusasi proprio perché erano stati messi degli allevamenti intensivi esattamente sulla rotta migratoria dei salmoni. E quelli, per sto tizio, è mai una gioia proprio. Però, perlomeno, c'è chi si diverte. Tipo loro. Quando ricevono un carico di pesce congelato dall'allevamento, gli arriva un bloccazzo di ghiaccio unico. Allora, per risolvere, in fretta, lo sfracellano al suolo. Ed ecco i nostri salmoni, pronti ad essere ricongelati separatamente e venduti. Porco cane, ma questa è una quantità di violenza inaspettata. Ma stanno cercando di ucciderli di nuovo? Tranquilli, non volevo dire che non bisogna più mangiare salmone, anche perché qualcuno di voi finirebbe per impiccarsi. Più che altro che bisognerebbe andare verso un mondo un tantinello più sostenibile. Perché tra sovrappesca, riscaldamento globale, inquinamento, come sempre stiamo a fare un casino. Per dire, a causa del declino della popolazione di salmoni selvaggi, sta calando drasticamente anche la popolazione di altre specie, come quella delle orche. E io amo le orche! E questo purtroppo si accompagna a un aumento di storie strazianti. A mother orca whose calf died after birth is still carrying her baby 17 days later. Non sto piangendo. È che mi è entrato un cavallo nell'occhio. Ad ogni modo vorrei lasciarvi con un po' di ottimismo, un po' di fiducia nell'umanità. Anche perché è nelle situazioni di crisi, nelle situazioni gravi, che l'essere umano dà il meglio di sé. Ad esempio, uno dei problemi è che a causa di certe dighe idroelettriche i salmoni stanno avendo difficoltà a risalire le correnti. E allora come fare? Come risolvere questo problema? Ecco, gli americani hanno trovato una soluzione personalissima. The Salmon Cannon. Ok, ho bisogno di bere qualcosa di forte. Un salutazzo a tutti da Barba Scura. Ex!